Salve a tutti ragazzi, qui è il profeta della verità, l'unico che ti fa uscire dalla Matrix del bodybuilding italiano. Oggi non parliamo, oggi ragazzi mangiamo, abbiamo una bella torta moretta e un bel panino kebab. Ma prima partiamo con la torta moretta, va. Ah ragazzi, questa solo il profeta può mangiarla, mamma mia, la torta moretta, profeta, pietanza preferita, chi è? La moglie Cortaio. Ah, faccia tua Wallace. Ragazzi. Una roba proprio deliziosa. Chi è? Mezzo chilo di moretta. Bisogna gustarsela. Questa c'è sta gente che dice sei dopato che ti mangia la moretta, ti mangi il kebab. No ragazzi, il profeta può. Ovviamente non copiate il profeta, perché ci sono alcuni coglioni che dicono Dio fa il profeta, allora lo faccio pure io, no? Perché il profeta sa quello che deve andare a fare, sa appunto come organizzarsi una giornata. Se lo fate voi, che non avete criteri, ovviamente mi diventate delle palle di merda. Il profeta sa sempre quello che deve fare. Chi è? Mamma mia, ragazzi. La torta moretta è la torta preferita del profeta. Quindi, se dovete fare un regalo al profeta, fategli una bella torta moretta. Questo sgarro è per festeggiare i quasi 1000 iscritti, quindi persone molto intelligenti che hanno capito la vera saggezza profetica, non quei quattro coglioni che stanno su internet. Ah, eccolo qua. Fa il coltello Wallace. Ammazzo la scena di YouTube proprio, vi disintegro tutti quanti. A suon di molette. Mamma mia. Dolce e salato. Me ne potete mangiare 10 di queste morette. Sono io il re del cibo. Questi sono veri sgarri profetici. Con questo ragazzi festeggiamo gli iscritti profetici che saliranno sempre di più. Ad ogni salire di iscritti il profeta prenderà sempre sgarri, diciamo sempre più qualitativi. Anzi, se avete qualche idea su qualche sgarro scrivetelo nei commenti così il profeta nei prossimi video provvederà ad accontentarvi tutti quanti. Latte divino profetico. E andiamo col pezzo finale. Ero indeciso fra 1,5 kg di pizza e kebab e moretta. Abbiamo optato per sto kebab e per sta moretta. Comunque dolce e salato, non si batte, ragazzi. Ah, panzo, se te la mangi te, Marco Sarco, questa qui, capirei, te mando proprio in coma. Ma quando te la mangi una torta così? Tu ti fai le bombe. E il profeta si nutre con del buon cibo. Qual è l'anabolizzante migliore? Il cibo, ragazzi. Questa così se ne mangia, ragazzi, che hai le mani. Non come i fighettini che la tagliano col coltellino, con la forchettina, male che. Questa fa come il profeta che viene dalla foresta. Così si mangia, ragazzi. Nei compleanni, quando vedono il profeta, il numero uno,
Magno così che mani, stacco tutto quanto. Faccio vedere come si comanda. Questa moretta è già finita la fritta. Ah, 15 me ne magno. Pure al fiore. E andiamo col salato, ragazzi. Un bel paninozzo del mio amico che è Babbaro. Gli ho detto a maschio, metteci tutto. Però stavolta il piccante non l'ho messo perché copriva troppo gli altri sapori. Ah, chi è? Tanta che roba. Perché babbone. È una bella mostra. La mostra zero, solo dopo sono troppo chilocalorie. Stasera voglio cagare confetti proprio. Wallace, taglia la pizza, taglia il trancio di pizza, che il profeta si mangia una moretta e sto panino che babba. Mi sto a mangiare Wallace. Oh, vedi che fine fa la maschera, me le magno. Penso che in settimana una bella pizza da 1,5 metri, margherita. Oggi ragazzi potrei mangiarmene 10 di sti panini e di ste torte. Ah ragazzi, ah, volevo salutare Stefano, un ragazzo di Torino che è un mio fan, e praticamente mi sono trovato un conoscente che conosce entrambi, cioè conosce questo ragazzo, ha detto saluta il profeta, ci ho parlato pure al telefono, quindi un saluto Stefano, mi raccomando, sempre pronto a dominare la scena, segui sempre il profeta, il numero uno che ti porta sulla vetta. E anche qui abbiamo finito, ancora più fame di prima. Ragazzi, vi invito a lasciare un like, a condividere il video del profeta per far sbalgere la voce profetica. Mi raccomando ragazzi, commentate qua sotto, appunto scrivete quello che vi pare, se volete anche insultare il profeta. Il profeta, sapete, mi stende il numero uno della scena, proprio di questi commenti negativi di quello che dite, se è arrogante, se è presuntuoso, quello che vi pare. Diciamo, non si fa prendere, non prende in considerazione appunto questi commenti. Comunque voi commentate, fate quello che vi pare, perché il profeta è sempre disponibile a portare sia i suoi sgarri profetici, sia contenuti di alto livello, sia un bel par di dissing a qualche coglione della scena per eclissarlo e mandarlo fuori, perché il profeta è l'unico che domina qui su YouTube. Ragazzi, un abbraccio e al prossimo video.